sono stato selezionato da Chiara Bertola, che è la curatrice che è stata incaricata di scegliere un artista per il programma Le Promesse dell'Arte dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, e per cui ha proposto me per un mese di residenza qui nell'istituto. Ma innanzitutto forse per un patto di fiducia che si è instaurato fra me e Martino quando ho visto il suo lavoro alla Fondazione Ratti e quando ho visto poi il suo portfolio, le sue opere e quando l'ho conosciuto un po' di più. Reputo Martino un artista intelligente, con la stoffa per diventare un artista grande, soltanto che ha bisogno di essere incoraggiato, sostenuto e questa mi sembrava un'occasione importante per lui per crescere in questa parte. E cioè quindi che è soprattutto relazionale e di mettersi in contatto con istituzioni, con gallerie. Martino è un giovane trentenne, è nato a Milano, ma veneziano di adozione, recupera la lezione dei gruppi più famosi come il Gruppo Zero nell'arte contemporanea italiana, la lezione di Anceschi, di Colombo. Recupera le lezioni di Giulio Paolini, è un artista che lavora sul dubbio, sull'incertezza, sull'instabilità. Questo mese ho avuto la possibilità comunque di conoscere la città e questo era anche funzionale al progetto che è stato presentato. Vivere nella città e cercare di assorbire le energie che la città trasmette alle persone che vi sono immerse e allo stesso tempo ho cercato di, diciamo, emanare delle energie muovendomi all'interno della città per influenzarla con questa presenza estranea. È un disegno che è in vibrazione, quindi è animato da un'energia interna, è un'energia che emette una radiazione, per cui emette un leggero suono, emette in movimento l'aria dell'ambiente. E a sua volta è in qualche modo influenzato dalle persone che sono presenti, come se subisse questa presenza e per questo fosse in movimento. Un po' un'idea di incontro tra me e lo spazio urbano, e tra un soggetto che vive all'interno di un ambiente e di come il soggetto e l'ambiente si influenzano reciprocamente.